Sono Elena Pessina, Market Manager Vitra Home per l'Italia e collaboro con Vitra da 18 anni. E abbiamo portato, questa è la seconda tappa dell'installazione Jean Prouvé. Sono molto contenta che siamo in questa città, Firenze. E abbiamo collaborato con Self Habitat, nostro rivenditore di Firenze, con cui collaboriamo da tantissimi anni. La collaborazione che Vitra ha stretto con la famiglia Jean Prouvé è iniziata ormai nel 2002 e abbiamo rieditato diversi prodotti. Vitra detiene la collezione più ampia al mondo, parliamo di più di 170 pezzi iconici, quindi la collezione più grande al mondo, e qui ritroviamo, abbiamo deciso di presentare un'installazione che celebra i colori nuovi degli arredi. I nuovi colori che sono stati messi in produzione e che però sono i colori originali che Prouvé aveva concepito negli anni 50. Questi sono colori che non, diciamo, non della nuova gamma, c'erano già in collezione. I colori nuovi li vedi in questa gamma, diciamo in questo pannello che presenta la gamma, e anche i nomi sono molto interessanti. Per esempio il Gris Vermeer è un grigio che a Prouvé piaceva molto e che ricorda le pitture, soprattutto il grigio che il pittore Vermeer usava nei suoi quadri per le pareti. E i nomi sono anche bellissimi, il Japanese Red, il Metal Brut, il Blé Vert, ecco, è un verde che è il colore del grano quando non è ancora maturo. La poltrona è realizzata con una tecnologia molto semplice, delle lamiere piegate, degli scatolati, e quindi apparentemente una struttura molto rude. In realtà queste, le gambe, le zampe che diventano i sostegni del bracciolo di questa sedia, così aperte, questo scatolato non concluso, che diventa solo il supporto per un'aerea cinghia di cuoio, è di grandissima eleganza, e allo stesso tempo la curva della seduta, il piccolo cuscino del poggiatesta, sono estremamente raffinati, e quindi il confronto, il contrasto tra un oggetto rude nella sua apparenza e poi invece sofisticato nella sua matericità, questo secondo me è un bellissimo ed evoluto risultato ottenuto da Jean Prouvé. Se si tiene conto che questo è forse il primo pezzo d'arredo che lui ha disegnato, è nato bravo. Questo sembra essere, e forse lo è sul serio, la piccola stanza di uno studentato. Potrebbe essere perfettamente l'angolo di lavoro di un college in cui gli studenti hanno loro residenza. Oggi, che in qualche misura siamo alla ricerca di questi luoghi di lavoro domestici, perché lavoriamo a distanza, perché non andiamo più in ufficio, quello che poteva essere il pezzo di un collegio per studenti universitari ritorna di perfetta attualità come luogo di lavoro in casa. È sicuramente un evento importante, è un'occasione di confronto. Devo dire che il tema è molto interessante e soprattutto è molto interessante questo primo appuntamento con questo nuovo ciclo delle lezioni di design. È andata benissimo, è stato molto interessante e soprattutto appunto prendere parte a eventi del genere che uniscono più paesi, penso che sia interessante anche per noi giovani poter partecipare, ecco, avere la possibilità di un dialogo, ecco, che si apra all'estero e si apra ad artisti e designer esteri, ecco. Il ciclo del 2023 ha aperto, devo dire, in modo spumeggiante, perché non solo ho avuto una bellissima lecture, come sempre accade con le lezioni di design, frequentatissima da giovani, da addetti ai lavori,
da esperti, studiosi, direttori dei più importanti istituti cittadini, quindi è stata un'iniziativa accolta da tutti gli addetti ai lavori, ma anche da tantissimi giovani, quindi ci ha fatto molto piacere questo connubio a cui lavoriamo da anni, perché diventi un'occasione, un punto di riferimento per le generazioni che già sanno e per chi sta entrando in questo mondo, anche come creativo. Questa piccola mostra, che è un display molto elegante, vuole essere questo, come al solito, come quando abbiamo fatto le lezioni mostrando gli oggetti. Ci vuole sempre, quando si parla di design e architettura, l'appeal dell'oggetto da toccare, da vedere, da usare. E quindi anche questo piccolo display di grande eleganza proposto da Vitra ci dà un'occasione in più perché i giovani possano apprezzare e toccare con mano quelli che sono gli oggetti di Jean Prouvé e riapprezzare un personaggio che ha avuto una fortuna critica al Talleyrand, come dicevamo con Patrizia Scarsella, quindi momenti più o meno felici nella memoria. Ormai è un personaggio riconosciuto in modo importante a livello internazionale, quindi ci fa molto piacere averlo omaggiato alla presenza del console generale francese che ha appena preso ruolo a Firenze e che ha fatto qui la sua prima presenza pubblica. Come il sindaco ha voluto, cerchiamo di animare tutto il complesso delle murate, di cui MAD senz'altro è un epicentro molto forte, con la sua presenza, le residenze d'artista, la creatività contemporanea e poi il semiottagono che sempre più spesso rappresenta iniziative di carattere internazionale e di importante levatura.